Bentrovati a tutti gli amici di Radio Saiuz, questo è Osservatorio Antimafia, chi vi parla è Antonella Intranò. E Ugo Lombardi. Ciao Salutiamo il nostro regista Rosario Moreno da Treviso. Ciao Rosario, Rosario. bentrovato. Buonasera a tutti quanti. Buonasera, buonasera, buonasera. Salutiamo Massimo Bonella, il responsabile di pianetaoggi.tv.net. Scusami Massimo, ciao, bentrovato. Ciao Massimo. Sì, buonasera da Venezia. E salutiamo il nostro ospite, col quale a breve naturalmente inizieremo la nostra conversazione, il professor Enzo Guidotto, presidente dell'Osservatorio Veneto sul fenomeno mafioso inteso come problema nazionale e già consulente della Commissione parlamentare antimafia in due passate legislature. Buonasera, professore, Buonasera, bentrovato. professore. Buonasera a voi. Grazie per aver accettato il nostro invito, naturalmente. Ricordiamo a tutti i nostri ascoltatori che siamo in network, ci sono altre radio con noi collegate. Abbiamo Radio Reno Web, Radio Favaro Veneto, Radio Sismondi Libri e Radio Isso di Modena. Ricordo il numero di telefono per chi volesse partecipare in diretta con le proprie opinioni o anche con le proprie domande, è lo 0422 1626 622. La chat naturalmente la trovate sul sito di radiosarius.it e anche la web radio che rintracciate su YouTube con il nostro canale. Per il momento passiamo rapidamente la linea a Massimo Bonella per gli ultimi aggiornamenti. A te Massimo. Sì, grazie, alle 18:34 prendo la linea da Venezia, da Radio Favaro Veneto, che poi appunto io rappresento questa emittente che si affianca alla testata Pianeta Oggi TV. Dunque, subito, in breve, abbiamo una caduta ancora di borse, quindi borse cadute in attesa. Fed, Piazza Affari in lieve calo al termine di una seduta al altalenante, prevale la cautela in attesa delle decisioni della Fed sui tassi e nonostante il recupero del greggio. Vedremo come andrà a finire. È una notizia in corso. Terrorismo. Tre uomini e una donna sono stati arrestati a Parigi e a Parigi. Sono sospettati di voler compiere un attentato imminente nella capitale francese. Contrariamente a quanto sembrava in un primo tempo, la polizia non ha sequestrato armi, ma solo materiale informatico. Due degli arrestati sono due fratelli francesi di origine turca, il terzo è un francese islamico radicale, già noto ai servizi antiterrorismo. Arrestato nel 2014 quando stava per partire per la Siria, era ai domiciliari da febbraio. La donna fermata è sua moglie. Andiamo avanti, veniamo al caso, a questo triste caso di Giulio Regeni. È destituita di fondamento la testimonianza dell'ingegnere che aveva parlato di un litigio tra Giulio Regeni e uno straniero il giorno prima della sua scomparsa. Lo riferiscono fonti del Ministero dell'Interno egiziano. I tabulati telefonici dimostrerebbero che il testimone è rimasto per tutto il giorno in una zona lontana dal consolato italiano, lungo luogo della presunta lite. Dunque, la Procura di Roma indaga da ottobre sulla scomparsa a Roma dell'egiziano cui ha fatto riferimento il presidente Al-Sisi nell'intervista a Repubblica. Titolare di un autolavaggio ceduto la scorsa estate, Heykal è scomparso il 5 ottobre. Noi diciamo che il governo italiano e quello egiziano devono dare una spiegazione, dire la verità ai familiari di Giulio. Andiamo avanti, diamo uno sguardo alla nostra testata Pianeta Oggi TV rapidamente. Dunque, in primo piano abbiamo uno speciale di Pandora TV e a proposito di Pandora TV, per tutti gli aggiornamenti di politica estera vi suggerisco di visionare il sito della televisione di Giulietto Chiesa, che è a Roma, una All News, pandoratv.it. Andiamo avanti. Dunque, dicevo, la nostra testata pianetaoggitv.net in primo piano o taglio primo, primissimo, speciale di Pandora TV, è una produzione esclusiva di Pandora TV, i misteri di Parigi, le troppe ombre e le conseguenze geopolitiche degli attentati di Parigi con Adolfo Marino, regia di Santiago Martinez.
e De Anguir. Poi abbiamo il telegiornale PTV News, a seguire abbiamo un articolo molto interessante in collaborazione con la testata giornalistica Antimafia 2000 dal titolo Mori e i buffoni di Stato, la firma di Giorgio Bongiovanni, direttore della testata Antimafia 2000, e di Aaron Pettinari. A seguire un altro telegiornale di Pandora TV, che noi lo ripetiamo, che c'è appunto un accordo tra il sottoscritto e Giulietto Chiesa, dove si parla della Libia, gli USA violano i trattati atomici, olio tunisino senza dazi, eccetera. E qui su questo telegiornale potete approfondire queste notizie. Poi abbiamo anche delle news dalla vicina Istria, dai nostri connazionali che vivono nell'Istria, nella regione dell'Istria, con Unione Italiana in forma. Poi andiamo avanti, abbiamo due interviste, ossia è una lunga intervista divisa in due parti. Intervista che il direttore di Antimafia 2000, Giorgio Bongiovanni, ha fatto a Giulietto Chiesa. Il titolo di questo tema è Il mondo è in pericolo. Bene, non c'è altro. So che ci sono delle ultime ore che stanno arrivando, ma devo ancora verificare in maniera, come dire, più dettagliata. Vi posso accennare intanto che c'è un'allerta maltempo. Ancora pioggia al sud e neve in Piemonte. Ecco, c'è un'allerta maltempo in Italia. Vedremo poi magari alle 19.25 di approfondire meglio queste notizie. È tutto alle 18.39 da Radio Favaro Vento, Pianeta Oggi TV. A voi la linea. Bari, Antonella Intranò, Ugo Lombardi, un saluto anche al vostro ospite che ho avuto modo di conoscere a suo tempo, il professor Enzo Guidotto, presidente dell'Osservatorio Veneto. Inteso come presidente dell'Osservatorio Veneto sul fenomeno mafioso, inteso come problema nazionale, che sento con molto piacere. Un saluto alla regia centrale, a Rosario, qui va tutto bene. A voi dunque, Bari. Antonella. Grazie Massimo, ci aggiorniamo più tardi naturalmente. Ricordo ai nostri ascoltatori che alle 19.15 circa saremo in collegamento con Marco Grilli, il coordinatore del Friuli Venezia Giulia per Alternativa, che naturalmente ci darà gli ultimi aggiornamenti sulla situazione di politica internazionale. Ricordo ancora ai nostri ascoltatori che possono trovare il canale televisivo di Radio Saiuz su YouTube e cercandoci come Radio Saiuz Live. Bene, entriamo nel merito della nostra trasmissione assieme al professor Enzo Guidotto, che ringraziamo nuovamente per averci accettato il nostro invito. Dunque professore, lei nel 93 ha fondato l'Osservatorio Veneto sul fenomeno mafioso, inteso come problema nazionale. Da dove è nata questa sua esigenza? Come mai un uomo del nord, con la sua esperienza, ha avuto la necessità, ha sentito la necessità di istituire addirittura un osservatorio antimafia? Io sono un uomo che abita al nord, nato nel sud, vivo a Castelfranco Veneto in provincia di Treviso da circa 50 anni. Mi sono sempre interessato del fenomeno mafioso. In Sicilia, durante il periodo universitario, ho fatto qualche esperienza giornalistica, ho conosciuto Mario Francese, ucciso da Cosa Nostra negli anni successivi, e ho seguito sempre lo sviluppo del problema, e a partire dalla strage di Via Carini, cioè dal settembre dell'82, quando fu ucciso il generale prefetto Carlo Alberto Dalla Chiesa, mi sono accorto che la gente voleva capire cosa c'era dietro le quinte. Parlo della gente del nord. Avendo acquisito questo patrimonio di conoscenze, ho cercato di rendermi utile. Il primo incontro sulla mafia in Veneto lo feci nella primavera dell'83 con Nando Dalla Chiesa, in una scuola dove ero preso da Oderzo, l'Istituto Tecnico Sansovino. Poi tornai all'insegnamento e mi sono dedicato, soprattutto dopo il pensionamento, a tempo pieno ad attività culturali ed educative sul fenomeno mafioso. Creai prima dell'osservatorio un coordinamento insegnanti e presidi veneti in lotta contro la mafia, e attraverso questo coordinamento abbiamo realizzato iniziative in molte città e province del Veneto. Ma
nel 93 abbiamo ritenuto opportuno creare questo osservatorio, così per creare un'etichetta, un punto di riferimento per chi ha qualcosa da dire. Ovviamente l'osservatorio si basa sulla raccolta di informazioni sia attraverso i giornali sia attraverso conversazioni con persone che spesso non hanno il coraggio di presentarsi alle forze dell'ordine e preferiscono per non rimanere invischiati in procedure diciamo noiose, preferiscono rivolgersi al privato dimostra credibilità per quello che fa e per quello che dice. Non a caso sono stato convocato a partire dal 93 dalla Procura di Palermo nell'istruttoria del processo Andreotti, ma anche nel processo Contrada, nel processo D'Antona in dibattimento. D'Antona era il braccio destro di Contrada, anche lui condannato a 10 anni di carcere, e più recentemente nel processo d'appello per l'uccisione di Roberto Calvi, nel processo sulla trattativa e in quello nel Borsellino Quater relativamente al depistaggio dell'inchiesta su Via D'Amelio attraverso il condizionamento di Enzo Scarantino, il pentito, poi falso pentito, ecco, Scarantino sanno tutti chi è. Ecco, questa è l'attività che svolgiamo, però è chiaro che l'attività di un osservatorio non si deve basare soltanto sulla osservazione delle azioni della mafia, ma anche sulle reazioni che si verificano nell'ambiente un tempo estraneo al fenomeno, reazioni delle istituzioni che sono ottime pur in presenza di scarsità di uomini e mezzi, e le reazioni che ci sono nella popolazione e nelle associazioni che si interessano di queste iniziative, di iniziative antimafia. Non sempre sono esaurienti nei convegni e nelle conferenze che organizzano, quindi a volte forniscono delle visioni riduttive e fuorvianti del fenomeno. Un po' troppo parziali, probabilmente. Ma guardi, io recentemente, no, partiamo da, nel 2012 la Regione Veneto ha approvato una legge che prevede iniziative di sensibilizzazione dell'opinione pubblica e del personale della pubblica amministrazione e la creazione di un osservatorio sul fenomeno, sulla criminalità in generale. Ecco, le iniziative culturali sono iniziate nel luglio del 2014 con un anno e mezzo abbondante di ritardo. L'osservatorio dopo 3 anni e 3 mesi non è ancora stato costituito. Quelle iniziative culturali, diciamo, e di sensibilizzazione si sono concluse con la pubblicazione di un rapporto scaricabile da internet dal titolo Conoscere le mafie e costruire la legalità, che appunto è riduttivo e fuorviante. La Regione l'ha realizzato in collaborazione con Avviso Pubblico. Perché dico riduttivo e fuorviante? Perché non hanno detto tante cose importanti che magari potrò illustrare nel corso di questa conversazione. La stessa cosa è avvenuta con le iniziative varate e realizzate da Union Camere in collaborazione con Libera. Stessa valutazione da parte mia, riduttivo e fuorviante, soprattutto perché si parla principalmente di infiltrazioni e non si tiene conto del collaborazionismo che c'è stato in soggetti, soprattutto imprenditori veneti, con esponenti delle
associazione delle mafiose maggiori, sì. del sud. Sì, questo è un fatto molto preoccupante, ma anche la stampa sottovaluta certe cose o li ignora. Faccio un esempio di un fatto molto fresco, l'arresto di Sergio Vittadello della Intercantieri di Limena, società appaltatrice di opere pubbliche, arrestato nel corso dell'inchiesta sulla corruzione all'ANAS. Sì. Ecco, i giornalisti hanno messo in evidenza che c'era stato un precedente nell'87, cioè l'arresto di questo stesso signore assieme al fratello per tangenti pagate a un assessore regionale della Campania per appalti che avrebbe dovuto ottenere. Ma hanno dimenticato una cosa molto più importante, e cioè che nel 91 il rappresentante di questa società, che il rappresentante, il punto di riferimento di questa società in Sicilia, Alessandro Volta, finì nell'inchiesta mafia appalti praticamente era incentrata sul fatto che gli imprenditori sia siciliani che del continente che intendevano ottenere appalti dovevano venire a patti con Angelo Sino, braccio destro di Totò Riina nel settore degli appalti, era il ministro dei lavori pubblici di Cosa Nostra, era chiamato. Ecco, questo è un fatto molto, molto grave, il fatto che non abbiano fatto ricordare i giornali questa vicenda, che è molto più importante del caso della corruzione. Questo comportamento di questi imprenditori Vittadello veneti rientra pienamente nella visione che Paolo Borsellino aveva sulla mafia al nord. Proprio qua a Castelfranco nel 90, parlando assieme a me, ha ricevuto la domanda di una studentessa: di cosa dobbiamo preoccuparci noi qui in Veneto oggi? E lui rispose subito: della corruzione, perché la corruzione è l'anticamera della mafia, e quindi se c'è un imprenditore mafioso o un suo prestanome che intende riciclare o investire o ottenere appalti al nord, non può che rivolgersi a un politico o a un amministratore corrotto, perché ha già manifestato una certa tendenza, inclinazione a delinquere. Ecco, i Vittadello sono passati dalla corruzione alla mafia, non personalmente, perché fu indagato il loro rappresentante in Sicilia, però è chiaro che certe cose non si fanno senza il beneplacito della proprietà dell'azienda che si rappresenta in qualche modo. Ecco, questo è un fatto molto, molto evidente, però ce ne sono tanti altri. Purtroppo il problema è che in Veneto il fenomeno si presenta a pelle di leopardo. In Sicilia e nel sud è facile parlare di Camorra, 'Ndrangheta e Cosa Nostra, perché sono delle organizzazioni unitarie a Cosa Nostra, le altre si possono studiare con un certo criterio, con un certo ordine. E qua invece il problema si presenta a pelle di leopardo, e le chiazze scure non sono tutte dello stesso colore, cioè ci sono appartenenti a Cosa Nostra, alla 'Ndrangheta, alla Camorra, alla Sacra Corona Unita. Questa è la realtà, quindi non si può sintetizzare il fenomeno, si possono soltanto fare dei flash sui casi più significativi, partendo per esempio dalle dichiarazioni che fece nei primi anni, nella prima decade del 2000, il dottor Pietro Grasso, prima da procuratore a Palermo e poi da titolare della procura, della Direzione Nazionale Antimafia. Disse: dalle nostre inchieste risulta che ci sono imprenditori del sud che vanno al nord per ottenere appalti pilotati, per fare affari ovviamente illeciti e per
trafficare nel campo dei rifiuti tossici. Rifiuti tossici però che sono però prodotti soprattutto da imprese del nord. Ora, cosa si può dire a questo riguardo? Si possono fare dei flash, si possono raccontare degli episodi, una certa casistica. Per esempio, nel campo degli investimenti, bisogna considerare questo. Salvatore e Alessandro Lopiccolo, eredi di Bernardo Provenzano nel Palermitano, sono in galera dal 2007, rinchiusi nel carcere duro, fanno il carcere duro, sottoposti al carcere duro. Eppure l'anno successivo uno dei figli di Salvatore Lopiccolo, libero, orchestrò un investimento a Chioggia e dintorni di 8 milioni di euro per l'acquisto di appartamenti appena costruiti, e si avvalse in tal senso della collaborazione dell'avvocato di famiglia e di un cugino dell'avvocato che era sottufficiale della Guardia di Finanza proprio a Chioggia, ma soprattutto avevano un punto di riferimento preciso, che era un imprenditore della zona. Questo fa capire che se non c'è una certa ospitalità ambientale, se non ci sono punti di riferimento locali che danno una mano, se non c'è collaborazionismo, queste cose non possono avvenire. L'operazione non andò in porto perché le indagini consentirono di sventare questa operazione. Poi ci sono state da parte di soggetti, di imprenditori legati allo piccolo, degli acquisti di immobili. È stato sequestrato a Vedelago, in provincia di Treviso, un appartamento in multiproprietà a un imprenditore della cerchia dello piccolo, mentre a Vicenza la Guardia di Finanza ha sequestrato delle quote sociali di 5 società riconducibili ai Lopiccolo, a Salvatore Lopiccolo. Ecco, sequestrate a chi? Al presidente, o presidente o amministratore delegato della Vicenza Calcio, quindi un uomo pubblico, e nonché patron dei magazzini Sisa di Vicenza. E, ecco professore, quanto da lei illustrato sino ad ora dà la possibilità a noi tutti, agli ascoltatori, di comprendere quanto nel tempo il fenomeno mafioso, che noi da diversi mesi oramai definiamo sistemi criminali integrati, perché non trattasi più di una singola entità ma di una vera e propria quasi corporazione, verrebbe da dire, dove ognuna... Però vede, il discorso è che se ci fosse la dovuta attenzione anche nella popolazione e in chi si dichiara apertamente antimafioso e promuove iniziative, certe cose non avverrebbero, non si verificherebbero. Cosa voglio dire? Voglio raccontare solo un paradosso relativamente proprio a questo signore al quale hanno sequestrato quote sociali di pertinenza dello piccolo. Si chiama Danilo Preto e nel 2011, malgrado tutto, era al tavolo della presidenza in una iniziativa organizzata dal referente regionale di Libera Veneto, un sacerdote, e quindi per fare cosa? Per ricordare le 900 vittime di mafia. Come si fa a ospitare, a mettere in una posizione del genere un soggetto che in qualche modo ha dato direttamente o indirettamente, in qualche modo o in qualche misura ha dato una mano ai carnefici? Ecco, queste sono delle cose che fanno riflettere, ma anche se i vertici di Libera sono stati informati, e questo signore è rimasto per 3 anni ancora referente regionale di Libera. Che immagine viene fuori dell'associazione?
Ecco, ci sono delle contraddizioni che purtroppo fanno riflettere e le conclusioni che si possono trarre non sono rose. La stessa cosa è avvenuta, l'indignazione di tanti che si interessano alle mafie c'è stata anche nel creare le condizioni per l'allontanamento di Franco La Torre da Libera. È stato sfiduciato con un messaggio telefonico e lui ha sbattuto la porta. La notizia appare sui giornali il 1° di dicembre del 2015. Il 4 di dicembre Nando Dalla Chiesa, che è presidente onorario dell'associazione, fa un articolo su Il Fatto Quotidiano, un articolo più un articolo era una lettera aperta mandata a Franco La Torre, dove scrisse: sei stato un po' duro, però sono convinto che tu ritornerai nell'associazione Libera perché abbiamo bisogno anche di te. E il presidente onorario di un'associazione svolge una moral suasion, ma si vede che il presidente di Libera non ha accolto questo invito. Ma c'è da dire anche un'altra cosa: in genere quando ci sono dei contrasti fra una gestione fra la gestione di una associazione e le critiche di uno associato, nel caso di contrasto, di conflitto, e il comitato dei garanti o dei probiviri, che dir si voglia, a dover decidere certe cose. Io credo che, avendo La Torre criticato Ciotti è la controparte e non può prendere una decisione di quasi espulsione di un soggetto dell'associazione Libera. È una cosa logica, ma purtroppo le cose sono andate così. Sono passati 4 mesi e l'appello, l'invito di Nando Dalla Chiesa non ha avuto esito, almeno non si legge niente a proposito di questa vicenda. Però ecco, questo è quello che ho citato, è stato un caso, quello di Lo Piccolo, eccetera, uno dei casi più eclatanti. Pensi che questo è importante, che quando quando fu bloccato l'investimento negli alloggi di Chioggia, i giornali ovviamente pubblicarono in prima pagina la notizia, anche perché si trattava di una operazione interregionale, non era una cosa circoscritta. E poi i mandanti di questa operazione erano in galera, erano al 41 bis. Ebbene, l'ex presidente della giunta regionale veneta, Giancarlo Galan, rimproverò i giornalisti sostenendo che avevano pubblicato articoli mafiosi con titoli mafiosi. Ecco, questa è stata la reazione del più alto esponente politico amministrativo della regione, e d'altra parte è finito in galera per corruzione, per fatti di cronaca che ben conosciamo, senz'altro, certo. Fatti che conosciamo, ma io conosco quindi anche quello che ha detto in Commissione Antimafia nell'aprile del 2003, perché io ero consulente. La commissione è venuta a Venezia, ha ascoltato anche lui, e lui garantì con la faccia di prete falso che ha, garantì che nella realizzazione delle opere pubbliche c'era e ci sarebbe stata la massima trasparenza, la massima correttezza. Ecco, quasi giurava sui suoi genitori che le cose andavano così, poi i fatti hanno dimostrato il contrario e siamo sempre là: la corruzione è l'anticamera della mafia. Data il notevole tasso di corruzione che c'è stato a Venezia nella vicenda Mose, ecco, alla luce di quella frase di Paolo Borsellino, significa che a Venezia c'è un grande rischio di inquinamento mafioso. D'altra parte, una delle imprese che era impegnata nella realizzazione del Mose
ha avuto un dipendente che in Sicilia, diciamo, nello svolgimento di attività economiche in Sicilia, è stato arrestato assieme a mafiosi, poi è stato scarcerato, si è venuto fuori, insomma, però non si arresta un operatore economico per nulla. Beh, professore, quello della corruzione è un problema che purtroppo non riguarda solo la Regione Veneto, è un problema nazionale e come tale naturalmente dovrebbe essere trattato e visto. Ma ecco, tutta l'enunciazione da lei fatta ci riconduce ad una ulteriore riflessione, vale a dire la mafia non è più un'infiltrazione nel nostro sistema economico, ma è una realtà parallela. Sembra quasi che ci sia uno Stato parallelo che voglia proporre un proprio welfare e un proprio sistema economico. Allora le chiedo, com'è possibile? C'è sempre stato, a partire dal 1861, quando si registrò il primo attentato a un magistrato, e il mandante era un parlamentare dell'area governativa e la fece franca, anche se il nome come mandante era indicato dalla voce pubblica e dalla stampa locale, e chi poteva fare qualcosa, cioè il ministro dell'interno e il presidente del consiglio, che furono informati da un loro emissario, non fecero niente, ma non erano siciliani né tantomeno meridionali. Il presidente del consiglio Rigasoli era toscano, il ministro dell'interno Minghetti era bolognese, era emiliano, quindi lo stato parallelo comincia a quell'epoca. Si vede che il parlamentare tendenzialmente assassino era riuscito a condizionare il governo in questa vicenda. E un'altra cosa, mi segue? Sì, professore, prego. E per esempio la mafia degli appalti sembra che sia una cosa nuova, un fenomeno nuovo. Ebbene, nel 1863 un prete veneto, cappellano militare in Sicilia, segnalò con lettere al governo la gravità di questo fenomeno della mafia degli appalti, che interveniva nelle gare pubbliche e minacciava i concorrenti non mafiosi, ovviamente. Questi sono dei fatti molto seri. Ma il caso che ho citato prima è soltanto uno dei casi significativi, ce ne sono altri che hanno coinvolto tantissimi imprenditori. Non so, la domanda che mi faceva la signora qual era, con precisione, quello dello stato parallelo. Ecco, no, le chiedevo, il quadro da lei dipinto, che comunque anche la cronaca più recente, da Mafia Capitale, andando un po' indietro ai rifiuti sotterrati nelle terre campane che hanno poi dato nascita alla terra dei Cinque Fuochi, abbiamo uno Stato che quasi sembra essere assente. Da 150 anni la mafia esiste e sembra quasi un fenomeno insormontabile e inarrestabile. Allora le chiedo, oltre ad un problema culturale, c'è forse anche un problema strutturale dello Stato? Beh, attualmente non ci sono le collusioni che c'erano negli anni precedenti, non ci sono più ministri che finiscono in galera, non ci sono, con l'attuale governo non si sono verificati casi di sottosegretari o ministri accusati per mafia. Invece nel governo Berlusconi, nell'ultimo governo Berlusconi, si è verificato un caso paradossale, però bisogna fare una premessa per farlo capire bene. Negli Stati Uniti il presidente Obama e il Congresso nel 2010 considerarono come nemico numero uno degli Stati Uniti un gruppo di organizzazioni mafiose: la mafia messicana, la yakuza giapponese e la camorra italiana, per la notevole capacità di corruzione. Significa che la corruzione era stata attuata. E allora nello stesso periodo i magistrati di Napoli mandarono due mandati di cattura nei confronti del sottosegretario all'economia Nicola Cosentino, il quale non si dimise
subito da sottosegretario, poi si dimise, ma rimase parlamentare, deputato. Se non ci fosse stata la chiusura anticipata delle Camere, sarebbe ancora là. Fu arrestato appena uscito da Montecitorio. Ecco, questo è un fatto che è davanti all'opinione pubblica nazionale e internazionale fa rabbrividire, tenuto conto che all'estero ci sono stati ministri che si sono dimessi per non aver pagato i contributi previdenziali alla domestica e cose di questo genere. Quindi all'occhio dell'opinione pubblica l'Italia, pubblica internazionale, l'Italia non fa una bella figura con queste cose. Però io preferirei approfondire il discorso riguardante il Veneto, perché lei mi parlava di altri appalti, mi parlava di rifiuti tossici eccetera. Ecco, proprio in questo campo per esempio il Veneto non dico che può avere un primato, perché nelle altre regioni del nord la situazione è più grave, però tenga conto che siamo circondati da strade e autostrade nelle quali hanno operato e forse qualcuna opera ancora, pur essendo sospettata di rapporti equivoci con mafiosi. E allora, per esempio, partiamo da sinistra a destra, da ovest a est. La Verona Bolzano. Nella Verona Bolzano è stata segnalata una impresa di Castellammare di Stabia, nella quale insomma si può parlare di camorra. Nella Serenissima, quindi l'autostrada Venezia-Milano, nel tratto di Vicenza, sono stati sequestrati tempo fa i cantieri della Calcestruzzi di Bergamo, una ditta di dimensione nazionale, da parte della procura di Caltanissetta. Come mai? Aveva ricevuto forniture di cemento depotenziato da parte di ditte vicine a Giuseppe Madonia, che fu arrestato nel 92 proprio in provincia di Vicenza, e a quanto pare aveva avuto qualche rapporto con la società Maltauro, con qualche amministratore, e ditte vicine anche al clan Cammarata di Caltanissetta, in particolare di Riesi, provincia di Caltanissetta. E bisogna considerare che proprio un rampollo di questa famiglia mafiosa Cammarata fu assunto tempo fa dalla ditta Zonin Vini di Riesi, Caltanissetta, come dipendente, e aveva l'incarico, e così si sapeva nell'ambiente, di sorvegliare, di curare il servizio di sicurezza dell'azienda. L'azienda era un'azienda vitivinicola. Questi Zonin, che sono i maggiori azionisti della Banca Popolare di Vicenza, attualmente in crisi, avevano comprato un feudo in quella zona e l'avevano trasformato in azienda vitivinicola. Quindi c'era il vigneto e il pagamento di un servizio di sicurezza prestato da un'agenzia privata costa. Allora loro hanno assunto questo rampollo della famiglia mafiosa Cammarata, gli hanno affidato l'incarico di curare la sicurezza, ma questo qua prendeva lo stipendio ma non andava a lavorare. Come mai? Perché nell'ambiente, tutti sapendo che era questo il custode della baracca, nessuno si sarebbe permesso di raccogliere un chicco d'uva nella tenuta agricola. Ecco, questo è tanto per capire, anche per capire, per cominciare a capire le marachelle che combinano gli imprenditori veneti nelle regioni del sud. Professore, scusi se la interrompo un attimo, io volevo riprendere il discorso sul binomio corruzione politica, giusto per accennare ad una necessità che ci sia naturalmente in ogni operazione del genere una persona che corrompa e uno che si faccia corrompere, no?
Certo. Allora, diciamo che il trasferimento del fenomeno mafioso in una regione ricca come quella del Veneto, come mai è possibile che abbia attecchito, e quello secondo lei, visto che stiamo parlando proprio di questo, cioè le premesse perché ci possa essere la possibilità di corrompere un popolo che abbia molta ricchezza, è dovuto al fatto che c'è stata una forte immigrazione mafiosa o la disponibilità del popolo a farsi corrompere? Ecco, la disponibilità di categorie del popolo, cioè di imprenditori. C'è un caso molto, molto eclatante. E volevo solo aggiungere a proposito delle strade, che poi lei mi riprende, perché ho indicato soltanto alcuni casi, ma tutte le autostrade sono nella situazione in cui si trovavano, in cui si sono trovate quelle che ho già illustrato. Ma pensi che la tendenza ad arruolare i bravi come Don Rodrigo non l'ha manifestata soltanto questi zonin o i loro rappresentanti, i dirigenti amministrativi che ci sono in Sicilia? Pensi che una coppia, cioè una signora, due imprenditori, la moglie divorziata, avevano diciamo, erano convinti che, siccome erano in difficoltà economiche, erano convinti che tanti soldi loro erano stati imboscati dall'ex marito, il quale l'aveva dato in custodia alla mamma in provincia di Rovigo. Questi imprenditori operano in provincia di Treviso. Allora, per recuperare quei soldi, che non è detto che fossero di loro pertinenza, si sono rivolti a ex appartenenti alla mafia del Brenta per fare delle rapine. Hanno tentato 4 rapine senza riuscirci, perché una volta c'era la gazzella dei carabinieri, un'altra volta hanno abbaiato i cani, insomma non sono riusciti, però ci sono state le condanne sia per i mandanti che per gli esecutori delle tentate rapine. Lei mi diceva del binomio corruzione politica, ma anche corruzione popolo. Corruzione e politica. Un fatto molto significativo è che il vice sindaco di Verona, il vice di Tosi, è stato arrestato e condannato poi a 5 anni per concussione. Quindi la corruzione come fenomeno poi si manifesta attraverso vari comportamenti. Uno è quello che rientra nel reato della corruzione, che si verifica quando è il privato che si rivolge al pubblico ufficiale. La concussione è quando la richiesta viene fatta dal pubblico ufficiale. Ecco, questo è stato condannato per concussione, perché ha imposto ai imprenditori il pagamento di tangenti. A Verona a Verona in passato ci sono stati dei gruppi di malavitosi del sud, soggiornanti ex soggiornanti obbligati in combutta con malavitosi locali, che avevano orchestrato dei traffici di macchine rubate, droga, eccetera, e avevano organizzato un attentato contro un ispettore di polizia zelante. Lo attesero armati nel garage sotterraneo. Quando arriva la macchina sparano, ma uccidono non l'ispettore ma il figlio, che aveva detto al papà, aveva 18 anni, questo ragazzo aveva appena preso la patente, e dice: papà, la porto io giù la macchina. E hanno ucciso il figlio 18enne. A distanza di tempo si scopre perché alcuni malavitosi hanno cominciato a collaborare con la giustizia e hanno dichiarato che il mandante di quell'operazione era un collega dell'ispettore di polizia, che voleva sbarazzarsi di lui per prendere il suo posto e mandare avanti a gonfie vele i traffici con i malavitosi. Questo fu accusato, fu arrestato, poi la fece franca con tutte le trappole procedurali che ci sono in Italia, e quando tornò libero
entrò in società con due signori, con una coppia di Mantova, titolari loro di una ditta di dolciume. Quando però si chiesero il pagamento della quota sociale, lui si comportò da macellaio, li fece a pezzi con un coltellaccio e scappò imbrattato di sangue per la campagna. Si presentò in una osteria sperduta nei campi e sostenendo che era stato aggredito e i suoi soci erano stati arrestati. È stato condannato all'ergastolo per questo, ma non per l'uccisione del ragazzo. Questo è poco se si considera che quei malavitosi erano incoraggiati in quel periodo a iscriversi a un partito, il Partito Socialdemocratico, all'epoca in cui c'era un leader di quel partito, calabrese, massone d'alto rango, che insomma facilitava questa iscrizione. Quindi qua c'è criminalità e politica indiretta. Questo qua, malgrado tutto, divenne un attimo soltanto, pronto? Pronto? Allora, ci scusiamo un attimo con la trasmissione, c'è stata una caduta di portante, ci siamo quasi. Massimo, ci sei? Sì. Okay. Sì, ci sono. Scusami Marco. Sì, era sparito tutto. Un attimo, Marco, un attimo. Rosario, noi ci siamo, Perfetto, siete in linea già. State tranquilli. Sì. Sì, sì. Allora, Rosario, vuoi che vada con flash? Il professor Guidotto? Sì. Professore, pronto? Ancora in linea? Sono qua. Ecco, sì, la sentiamo perfettamente. Purtroppo siamo stati interrotti da un piccolo, è caduta la linea sostanzialmente, ci siamo un po' persi, ma ci siamo ritrovati, eccoci. Sì. Antonella, scusate se mi intrometto, c'è un flash importante, dunque alluvioni in Texas, ma poi ci ritorneremo a fine trasmissione. Intanto c'è da dire che il presidente del Senato Grasso ha ricevuto i genitori di Giulio Regeni accompagnati dal senatore Manconi, presidente della Commissione per la tutela e promozione dei diritti umani. Grasso ha espresso a Paola e Claudio Regeni la propria vicinanza, assicurando la massima attenzione di tutte le istituzioni affinché sia fatta al più presto piena luce sulla morte del giovane ricercatore italiano al Cairo. I Regeni hanno incontrato anche il procuratore capo di Roma, Pignatone. A voi, studio a Bari. Ecco, professor Guidotto, siccome purtroppo siamo in conclusione di trasmissione, ma senz'altro avremo maniera di rivederci, di risentirci, anche perché indubbiamente lei ha una memoria storica e anche attuale di grandissima importanza. Le vorrei chiedere... rispondere alla domanda sul discorso che in una zona ricca si sono arrivati mafiosi eccetera. Il discorso è molto semplice. Sostenere che la mafia cresce laddove c'è la miseria è un discorso, è un luogo comune. In realtà è la mafia che crea problemi di carattere economici e ha sempre frenato lo sviluppo economico. In Veneto i mafiosi hanno cominciato, ci sono state delle presenze perché la zona è ricca, quando intendevano riciclare denaro, operazione che non si vede, che praticamente non viene notata dalle forze dell'ordine facilmente, dall'opinione pubblica, ma loro hanno sfruttato anche le situazioni di difficoltà economica degli imprenditori. C'è stato un caso clamorosissimo in Veneto, praticamente da quando è cominciata la crisi nel 2008, la crisi si è manifestata nel campo finanziario, per la liquidità delle imprese piccole e medie soprattutto. Ecco, gli imprenditori piccoli e medi delle zone di Padova, Vicenza e Treviso
vedendo che lo Stato e gli enti pubblici non pagavano o non pagavano puntualmente le loro fatture per la fornitura di beni e servizi, vedendo che le banche invece di aiutare loro aiutavano i pesci grossi attraverso metodi basati sul favoritismo, si sono orientati verso una società finanziaria gestita da soggetti della Campania, provenienti dalla, originari della Campania, i quali si avvalevano però della collaborazione di alcuni soggetti locali, per esempio un commercialista, un imprenditore e un ex poliziotto. Cosa facevano? Si interessavano di recupero di crediti, concessione di prestiti e consulenza fiscale per far realizzare agli imprenditori evasione fiscale. Prestavano soldi ad altissimi tassi di interesse, fino al 180%, e quando gli imprenditori non erano in grado di restituire il denaro, passavano alla richiesta di cessione a prezzo irrisorio dell'azienda e di beni immobili di loro proprietà. E questo lo facevano non soltanto con l'intimidazione, ma anche con minacce, per esempio costituite dal fatto che mostravano armi da sparo. Questi qua non erano camorristi, non erano affiliati alla camorra, erano vicini ad alcuni casalesi, ma davano a intendere di essere casalesi per incutere maggior paura. A un certo punto si verifica un'operazione di polizia, vengono arrestati 27 soggetti, dei quali 25 sono accusati di associazione di tipo mafioso. Gli imprenditori coinvolti erano stati 150 e gli indagati diventano imputati e in primo grado vengono condannati a complessivi 240 anni di carcere. Ma l'inchiesta che comportò gli arresti e le condanne partì dalla denuncia di un solo imprenditore su 150. Ancora più scandaloso il fatto che questo imprenditore non è nemmeno veneto, è anche lui della Campania e della provincia di Avellino, ed ebbe anche il coraggio e il senso civico di prestarsi come infiltrato, rischiando la pelle. Oggi è testimone di giustizia, mentre gli altri imprenditori che non hanno denunciato non corrono rischi perché non hanno denunciato nessuno. Questa situazione è, secondo me, quella più significativa della situazione che esiste in Veneto. Per il dio Scheo, per il dio denaro, si fa questo ed altro. Non considerano che attraverso questi comportamenti si riconosce a chi si comporta in questo modo un certo ruolo che può essere, e quindi questi qua possono essere in altre occasioni, o soggetti dello stesso tipo possono essere in altre occasioni punti di riferimento per altri imprenditori. Questo è un fatto molto, ma molto grave. Eppure dicevo prima che è stato pubblicato un rapporto scaricabile da internet dalla Regione Veneto, un altro lo ha curato l'Union Camere con la collaborazione di Libera. Ecco, di questo che ho detto io, in quei rapporti non c'è niente. Come mai? Perché chi ha curato questi rapporti, e quindi Avviso Pubblico e Libera, si sono guardati bene dall'inserire delle cose che possono indispettire gli enti che li hanno che hanno chiesto la loro collaborazione, non credo gratuitamente. Professore, scusi, alla luce di quello che ha detto, mi viene spontanea una domanda. Non le è mai venuto il sospetto che relazionare presso una commissione parlamentare potesse essere un rischio, magari che all'interno di questa commissione ci fossero persone non idonee ad ascoltare quello che lei diceva?
Il consulente in genere studia le carte in vista dell'audizione delle autorità e quindi formula delle domande che poi vengono fatte alle autorità che vengono ascoltate. Il consulente può fare di tutto, nel senso di dare consigli, di orientare, eccetera. E all'interno della commissione antimafia all'epoca non c'erano, non mi pare che ci fossero soggetti, diciamo, inaffidabili. Almeno io facevo parte del gruppo di lavoro di parlamentari che si interessavano dell'inchiesta nelle regioni del centro-nord. Quindi sono stato qua in Veneto, sono stato in Liguria sono stato presente all'audizione di magistrati di forze dell'ordine di altre regioni a Roma, perché non sempre la commissione si sposta. Nel gruppo non c'erano problemi, io andavo molto d'accordo col presidente, o meglio, insomma, molto d'accordo. Io quando facevo delle proposte il presidente le accettava sempre, le presentava in termini positivi agli altri, poi diceva ci sono obiezioni, nessuno obiettava, per cui mi sono trovato molto bene, non c'erano quei soggetti che poi sono stati indagati per mafia, insomma, all'epoca non ce n'erano. Professore, siamo purtroppo alle 19:29, siamo in chiusura, ma ecco, vorrei chiederle una sua opinione comunque sul processo trattativa Stato-mafia e sul silenzio che lo Stato rivolge e riserva a Nino Di Matteo. Lo Stato riserva il silenzio per il semplice fatto che non gli conviene parlare. Siccome si parla sempre ancora nel processo, sono stati coinvolti a vario titolo Mancino, che fa parte di un certo schieramento, e Napolitano, è chiaro che fanno quadrato. Questi signori del palazzo rispettano i magistrati solo quando sono morti. E questa è una responsabilità anche di noi cittadini, comunque. Guardi, difatti, se avessi avuto tempo avrei detto come si comporta la gente, non solo in Veneto. La gente per tradizione diceva, era convinta che la mafia esiste solo quando spara, opera solo nel sud, qua possiamo dormire tranquillamente, anche perché la gente e a maggior ragione il singolo cittadino non possono fare niente per contribuire a risolvere il problema. Niente di più falso, perché che la mafia opera dappertutto l'abbiamo visto. Quando non spara, cioè quando non fa rumore, significa che opera in sordina, e la legge antimafia, la vera legge antimafia, prima vera legge antimafia, è stata approvata nell'82. E nel settembre dell'82, a 10 giorni esatti dall'uccisione del generale prefetto Carlo Alberto Dalla Chiesa, per il semplice fatto che ci fu in tutto il paese una rivolta morale che si trasformò in una mobilitazione civile. Ci fu anche il contributo di uomini di chiesa, ma pochissimi, anzi due soli. E ci fu il cardinale Pappalardo che nel funerale svoltosi a Palermo disse: mentre a Roma si chiacchiera, la mafia espugna Palermo. Questo era un monito indirizzato alle istituzioni, allo Stato apparato. Mentre nel funerale che si celebrò a Milano il cardinale Martini disse: il castigo di Dio cadrà non soltanto su mandanti esecutori, ma anche sugli ignavi e gli indifferenti. E se questi, aggiungo io, sono cattolici, commettono un peccato di omissione, perché l'indifferenza è un male sociale e chi ce l'ha la trasmette agli altri. Quindi gli indifferenti e gli ignavi sono dei soggetti socialmente pericolosi. I fatti di... ecco. La legge dell'82 è stata utile per contrastare l'economia mafiosa. Per quanto riguarda invece il collegamento con i pubblici poteri, non esistevano delle leggi specifiche. Queste leggi furono fatte
nell'estate del 92, solo perché erano morti Falcone e Borsellino, e ci fu un'altra volta la rivolta morale che costrinse, come nell'82, il palazzo a prendere posizione. Fu messo il palazzo, il Parlamento e il governo con le spalle al muro, e quindi furono varate quelle leggi che hanno integrato il codice penale. Fu aggiunto un comma nell'articolo 416 bis, laddove si dice che l'associazione di tipo mafioso, quando un gruppo di persone, facendo leva sulla intimidazione che deriva dal vincolo associativo e che produce assoggettamento e omertà, viene orientata nel condizionamento del voto, del consenso popolare. E fu aggiunto l'articolo 416 ter, che riguarda il voto di scambio, legge che è stata applicata nei confronti di un assessore regionale della Lombardia che è finito in galera per questo. Quindi il discorso dei cittadini, della gente, che poi è il popolo sovrano, è un discorso importante, però per stimolare la gente a un impegno civico bisogna svolgere delle iniziative in questo settore, delle iniziative di approfondimento culturale e di sensibilizzazione civica, per far capire la dimensione vera, che è nazionale oltre che internazionale e transnazionale, e la reale pericolosità che il fenomeno presenta per la società, l'economia, la democrazia e le istituzioni. Purtroppo le istituzioni sono un po' sorde in questo settore. E d'altra parte, chi può prendere certe iniziative? Il ministro Alfano, insomma, lui dice sempre io ero democristiano, lo ero anch'io, ma io sparavo a zero contro i ladri e contro i collusi quando sono stato iscritto per 30 anni nella Democrazia Cristiana, e chi mi conosce sa che ho sempre fatto la spina nel fianco nei confronti dei mascalzoni all'interno del partito, anche con articoli di denuncia di certi comportamenti del ministro Bernini qua in Veneto, un articolo di denuncia in un giornalino della Democrazia Cristiana. Bernini fece pubblicare la notizia che aveva denunciato me, il direttore del giornale, eccetera, ma io non ricevetti mai alcun avviso di garanzia, perché non gli conveniva denunciare. Professore, grazie. Noi dobbiamo chiudere, sì, anche se dobbiamo proprio chiudere. Noi avremo occasione di ospitarla sicuramente un'altra volta, sempre che lei sia così gentile naturalmente ad accettare il nostro invito. Purtroppo sono stato caotico, non solo per colpa mia, ma anche perché il fenomeno, ripeto, si presenta a pelle di leopardo. È molto difficile, sì, è molto difficile non lasciarsi andare, perché l'argomento è vasto, vastissimo, ed è di gran passione naturalmente per tutti noi. Contano di più i fatti che le analisi soggettive, perché i fatti sono sicuramente oggettivi. La contestualizzazione dei fatti è indispensabile per comprendere il fenomeno, e sicuramente lei ci ha aiutato in questo. Ripeto, noi avremo il piacere di averla ancora ospite nelle nostre trasmissioni. Ugo, volevo soltanto dire, professore, peccato, sì, perché volevamo fare un accenno sull'olio tunisino che ci è stato mandato per bontà della commissione della ci sarà modo di farlo, sicuramente. Chissà se cosa c'è dietro questa mano. Per il momento la ringraziamo, professor Guidotto, la disturberemo ancora una volta sicuramente, e le auguriamo una splendida serata. Grazie per essere stato con noi. Buon lavoro. Grazie a voi. Passiamo la linea rapidissimamente a Massimo Bonella per le ultime news. A te, Massimo. Sì, grazie Antonella. Alle 19.37 riprendo qui dallo studio di Radio Favaro Veneto, pianeta Oggi TV. Radio Favaro Veneto, ricordo, del circuito Radio Science di Treviso. Dunque, saluto anch'io il vostro ospite, che ha veramente dato una ottima relazione su come stanno le cose. Molto molto interessante, come sempre, il professor Renzo Guidotto. Dunque, c'è una notizia, un aggiornamento importante. Dunque, la stavo già osservando in testa della trasmissione: ci sono delle fortissime alluvioni in Texas, intere zone di campagna sono praticamente allagate completamente, strade
trasformate in fiumi d'acqua. Le inondazioni hanno messo a dura prova soprattutto la città di Sant'Antonio. Nella notte sono caduti praticamente decine e decine di centimetri d'acqua. Si contano già alcune vittime, soprattutto donne, cioè sono donne, due donne per esattezza, una delle quali di appena 29 anni è rimasta intrappolata nella sua auto. Dunque proseguono le operazioni di soccorso, almeno 130 le persone tratte in salvo dalle loro abitazioni o dalle loro auto. Il sindaco della città ha invitato a rimanere in casa mentre pompieri e polizia rispondono alle centinaia di chiamate di auto. Ecco, ci sono queste strade che sono praticamente che si sono trasformate in veri e propri fiumi di acqua corrente, e qui le persone rischiano di essere trovate e portate via insieme alla loro autovettura. Ecco, in questi casi vale anche in Italia, quando ci sono avverse condizioni meteorologiche in arrivo, soprattutto alla luce di queste anomalie climatiche, di rimanere in casa, di non muoversi proprio per nessunissimo motivo. Sappiamo che c'è un'allerta maltempo anche qui in Italia, al nord. Vedremo di essere più precisi su questa notizia nell'edizione delle 22 del vostro approfondimento, che credo sarà a questo punto spazio aperto, vero Antonella? E sarà la 22 Osservatorio Antimafia, con ricordi, comunico ai nostri ascoltatori che non avendo potuto inserire Marco Grilli con i suoi aggiornamenti di politica internazionale, lo sentiremo alle 22 in apertura di Osservatorio Antimafia, Massimo, sì. Ah, quindi sarà una nuova puntata di Osservatorio Antimafia alle 22? Sì, assolutamente. Ah, quindi praticamente è saltato a spazio aperto? No, è stato uno spazio aperto, un po' più aperto del solito. Nel senso che un'edizione speciale. È stata un'edizione speciale, se così vogliamo dire, ma sì. Alla fine bisogna comunque, ecco, cominciare ad avere un approccio un po' diverso. La mafia non va vista soltanto come un fenomeno criminale, criminoso fine a se stesso, ma un fenomeno sociale, economico e politico, per cui non è più possibile osservarlo da un'unica prospettiva, va guardato nella sua complessità. Lo ha spiegato benissimo il professor Guidotto, è diventato qualcosa di diverso, è un qualcosa che coinvolge la nostra vita in tutti i suoi aspetti, la vita economica, la vita politica, la vita sociale, gli equilibri sociali, per cui Spazio Aperto oggi ha voluto dare una chiave di lettura, una prospettiva differente a quella a cui di solito siamo abituati. Certo, concordo assolutamente. Guardavo se nel frattempo ci fossero delle ultime ore o comunque degli aggiornamenti alle ultimissime notizie che abbiamo dato, ma non c'è nulla. Vi segnalo solamente quindi sulla nostra testata pianetaoggitv.net lo speciale di Pandora TV dal titolo I misteri di Parigi, è una produzione esclusiva appunto di Pandora TV Giulietto Chiesa, molto interessante da visionare assolutamente. Bene, alle 18:41 vi restituisco la linea, è tutto per il momento dalla redazione di Pianeta Oggi TV di Venezia e quindi da Radio Fabio Vento, che praticamente sono insieme, in parallelo, nella stessa sede. A voi. Grazie Massimo Bonella, ringraziamo Rosario Moreno per la regia da Treviso, diamo appuntamento ai nostri ascoltatori alle 22 per Osservatorio Antimafia, ospite di questa sera il nostro immancabile caporedattore Aaron Pettinari, caporedattore di Antimafia 2000, e con Marco Grilli, che appunto ci aggiornerà sulla situazione internazionale. Per il momento vi salutiamo, diamo appuntamento alle 22, per chi non potesse alle 22, mercoledì prossimo sempre alle 18:30, sempre su Radio Saiuz. Grazie a tutti. Arrivederci. Arrivederci a tutti quanti, buonasera.